Pronto? Mai. Cosa ho appena trovato? Ehi, bello, bello, raggiungimi. Ho trovato un'altra rider. Sì, ti devi calmare. Devi calmare.
calmare, dimmi che succede. No, dobbiamo salvare. Che c'è? Che succede? Salvare chi? Salvare chi? È successo tutto in un secondo. Dobbiamo salvare Miguel, vi prego. Ok, ora fermati, dici che è successo. Si è ferito o... Stavamo partecipando alla gara. Voi, anche voi. Sì, ma dici che gli è successo. Noi, qualcuno l'ho colpito dalla schiena. Alla testa, non lo so, non si muove. Miguel, non si muove. Va bene, chi è stato? Chi è stato? Non lo so, non lo so. Un uomo su una moto, era vestito di nero. E lui, quel pazzo. Dov'è? Dove possiamo cercarlo? Io ci ho provato, ma sono caduta e la mia bici si è bloccata tra due rocce. Mi ricordo dov'è successo, vi porto lì. Aspettiamo un attimo, ok? Magari questa situazione imprevista non ha compromesso lo svolgimento del gioco. Si fotta il gioco, va bene? Sai cosa? Io mi vado a cercare un posto sicuro. Non devi venire con me, continua. Continua la gara. Ma non trascinarmi in tutto questo un'altra volta. Che vuol dire un'altra volta? Andiamo. Sì, quando le cose non vanno è sempre colpa di Max, eh? Ho bisogno di quei soldi. Ne avevo bisogno anch'io. No, bello, tu non capisci. Senza quei soldi sono morto. Diamo il benvenuto a numero 5 e numero 6. 10 concorrenti, $250,000 in palio, un solo vincitore. Siamo perfetti per questo gioco. Tutto quello che dovete fare è seguire le regole e correre. Ricordate, è un contest segreto. Pronto? Vai. Non crederai a cosa ho appena trovato. Ogni volta che ci fermiamo, il punteggio diminuisce. Ha provato a farmi cadere. Che è successo? Questo non fa parte della gara. Cos'è quello? Non lo so. Tutti gli altri rider sono scomparsi. Infrangerai di nuovo le regole. Siamo i prossimi. Senza quei soldi sono morto. Chi sono loro? Che cosa dovrei fare? Io lo faccio per la mia famiglia. Sono qui per questo. Se davvero tenessi a lei, non staresti qui. Voglio vedere di più. Non ci rimane ancora molto tempo. Tu che vuoi fare? No, tu che vuoi fare? Non fermarti. Corri. Aiutaci a far sì che lo show vada avanti, qualunque cosa succeda. Ciao a tutti. Oggi ho un'interessante lista per gli amanti di thriller e horror. I film che sono piaciuti di più a uno dei re incontrastati di questo genere, Stephen King. A partire da I Diabolici di Henri-Georges Clouzot del 1955, poi c'è La Notte del Demonio di Jacques Tourneur del 57, Il Villaggio dei Dannati di Wolf Rilla del 60, Duel di Steven Spielberg del 71, Il Salario della Paura di William Friedkin del 77, Changeling di Peter Medak dell'80, The Hitcher, La Lunga Strada della Paura di Robert Harmon dell'86, poi c'è Stepfather, Il Patrigno di Joseph Ruben dell'87, Punto di non ritorno di Paul Anderson del 97, Echi mortali di David Cope del 99, Profondo blu di Rennie Harlin sempre del 99, The Blair Witch Project del 99, Final Destination di James Wong del 2000, L'alba dei morti viventi di Zack Snyder del 2004,
The Descent, Discesa nelle tenebre di Neil Marshall del 2005, The Mist di Frank Darabont del 2007, The Strangers di Brian Bertino del 2008, Rovine di Carter Smith del 2008, L'ultima casa sinistra di Denis Ilialis del 2009, The Witch di Robert Eggers del 2015, Crimson Peak di Guillermo del Toro del 2015 e infine Autopsy di André Overdahl del 2016. Ok, che ne pensate? Li avete visti tutti o vi ho dato dei buoni spunti per vederne di nuovi? Tra classiconi e film più recenti. Fatemi sapere nei commenti e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando le notifiche. Al prossimo video, ciao!